Amici 22, scontro tra Wax e Aaron, a Fano ecco cos'è successo video. Accesa discussione ad amici. Wax e Aaron Cenere hanno avuto un pesante confronto e sono volate parole forti per cui il pubblico si è diviso. Tutto comincia quando Aaron Cenere accusa Wax di giocare una strategia sleale. Secondo il cantautore, il collega avrebbe premeditato di non avvisarlo della formula rivisitata dall'insegnante di canto Arisa. Ossia del guanto di sfida che Rudy Zerbi chiede tra i due competitor sulle note di One. Infatti, come si vede dal Dai Team di Amici 2023 di oggi 21 marzo, durante una chiacchierata tra Wax e Arisa, la maestra anticipa di volere il guanto canzone libera. Si tratta di una sfida che chiama Aaron e Wax a scrivere delle barre in una cover personalizzata sulle note di One degli U2. Una rivisitazione della prova canzone nuda proposta da Cerbi con delle limitazioni per Wax. Non è certo che la sfida si farà, ma probabilmente saranno i giudici del serale a stabilire se il guanto sarà fattibile. Fedez, la sorpresa a Chiara Ferragni lascia tutti senza parole, ecco cosa ha fatto. Michelle Unzi che risulta, è nato un amore. C'entra Aurora? Ecco cosa ha svelato. Ma, rientrando dal confronto con Arisa nella casetta, Wax avrebbe omesso ad Aaron la canzone libera come sfida al secondo serale di Amici 22. Secondo Aaron, Wax avrebbe agito per fargli perdere tempo utile per le prove della sfida e indebolirlo nella competizione dei talenti. Quando Aaron riceve la comunicazione del guanto di Arisa, certo che il rivale non gliene abbia dato preavviso per strategia. Glielo avrebbe detto e la risposta di Wax è stata, non so un cao. Bisogna scrivere le barre suone, come non lo sapevi? Penso lo sapessi da ieri sera, replicarono, e Wax non esclude che possa essergli sfuggita l'anticipazione della cantante. Lo ha detto ieri sera tardi e probabilmente non me ne sono reso conto neanche io, dice. E quando Aaron Cenere lo accusa di averglielo messo volutamente, Wax sbotta, non lo avevo capito neanche io. Bro, vattene a fanulo. Sembra che Wax abbia agito in buona fede, sostenendo di non aver recepito il messaggio di Arisa quando lei preannunciava il guanto della canzone libera. Lo scontro tra Aaron e Wax si fa quindi, a dir poco infuocato e divide l'opinione dell'occhio pubblico dentro e fuori il contesto di Amici 2023. Tutti contro Wax. La classe è certa della malafede di Wax. Cricca e Benedetta Varion riuscono a mandare giù l'idea che Wax abbia premeditato di indebolire il biondo rivale. Non mettendolo al corrente del guanto rivisitato stanno dalla parte di Aaron. E al confronto con Aaron. Quindi, Wax si difende, ho detto che me ne sono dimenticato. Cricca non gli crede e dice, secondo me ci stai girando intorno. Ma Wax rimarca al biondo, io non sto prendendo per il culo nessuno, io non c'ho la testa per tante cose, mi sono dimenticato, non credermi non me ne frega un cao. Aaron non ci sta e dice, non tanto rispettoso con io che cerco di capirci qualcosa e poi per favore qui ai livelli di un artista non ci siamo ancora arrivati, riferendosi al livello a cui lo erge Arisa. Dopo un po', Wax tenta il riavvicinamento con il rivale, sta di fatto che ti ho detto parole che non andavano bene. Ti chiedo scusa. Succede che ci si insulti. Ma Aaron non accetta le scuse, Wax plateale che hai fatto la furbata. Il cantautore non ci sta e lo invita a pensare alla competizione che li attende al serale di Amici 2023, sarà così per voi. Ma quanti pezzi hai questa settimana? Cosa succederà sabato? Bye bye, vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.